Una sera mi scrive il mio distributore di Torino, come spesso fa, e mi dice: guarda, credo che c'è Buffon che sta bevendo il vai bianco. Grappolo intero, il pino nero, grappolo intero, quindi quest'anno abbiamo fatto una raccolta un po' più particolare sul pino nero. Allora, qui abbiamo tutta la parte legata alla vinificazione, abbiamo diversi materiali, diciamo, dal cemento degli anni 70, che è ancora quello originale del nonno, rivisto, riaggiornato, e negli ultimi anni poi ho preso anche in ordine di acquisti di Lager, che sono qui due là. Lì abbiamo un Gress, 400 litri, queste due anfore venete, quello è un'azienda ligure. Qui invece abbiamo anfore, poi invece qua abbiamo i troncoconici, che sono arrivati ancora quest'anno, da 10 ettoli, è una figata perché poi hanno un disco che vediamo là sopra, che si abita sopra e quindi ti permette di fare le fermentazioni a cappello sommerso. Mentre qua abbiamo questo angolo dove abbiamo il tonno pino nero, orange e Riesling. In modo del pianto abbiamo tutte le bolle di metodo classico, 100% pino nero, dal 2014 al 2019. Tutto ancora sugli lieviti. Riesling, Renano, e qui siamo in località Borgogna. Il discorso è che uno parte da un'idea, ma non è che dopo l'idea deve essere proprio quella. Poi durante la strada uno ha il bivio, alla curva, al rettilineo, poi uno cerca di trovare la sua retta via, che non deve essere per forza quella da cui uno è partito. Magari sulla strada trovi qualcosa di veramente interessante e dici sì, è lui, punto, a capo, basta. E questo è quello che sto facendo quest'anno con i pino neri.